Click, ben ritrovati miei cari avventori dell'Usona Bar Calcio. Video non previsto, ma mi preme a questo punto farlo. Ho letto un commento che mi ha stimolato, no? Il mitico Carlo Frisoni, e chi segue le gesta del canale sa a chi mi riferisco, un grande, mi ha scritto che appunto si parla del fatto che nell'ultima conferenza stampa Thiago Motta abbia parlato praticamente quale fosse un ex. Io mi sono detto, ma chi è che dice questo? Allora sono andato a fare una ricerca su Google, no? Scrivendo Thiago Motta parla da ex, e mi è spuntato qualche cosa che ho ascoltato e adesso mi preme insomma dare la mia interpretazione, no? A questo Thiago Motta parla da ex, perché già vi dico subito, non è così. Ma comunque, se avete voglia di seguire le motivazioni, prima di iniziare, iscrizione, condivisione, pollice sempre alto, amrakmand. Allora, permesso e concesso, grazie, partiamo. Thiago Motta parlerebbe da ex, ho sentito dire, perché nell'ultima conferenza pre-partita con Roma-Bologna appunto avrebbe non risposto a delle domande, per cui no, direbbe io penso alla prossima partita e quant'altro. Io non ho neanche capito sinceramente da quale punto si possa stabilire che abbia parlato da ex, perché c'è il titolo, no, che Thiago Motta parla da ex, ma poi addentrandomi nella notizia non ho mica capito perché parlerebbe da ex. Adesso mi è anche difficile starvelo a spiegare, perché non è una cosa partorita da me e io non ne capisco appunto come si possa pensare che parli da ex, e adesso vi dico perché non si può pensare. Mi è difficile spiegarvi perché c'è qualcheduno che dice che abbia parlato da ex, perché non ha argomentato, nel senso che non ho capito, io sono stupido io. Non ho capito perché abbia parlato da ex. Intanto dico una cosa. Nasce tutto questo perché si dice, no, si narra che Thiago Motta abbia già preso parola con la Juventus, che il prossimo anno sarà allenatore della Juventus. Anche qua non ho capito se sia una speranza o una certezza degli juventini da questo punto di vista. Ma mi duole dirlo, spegnere subito appunto tale possibilità, perché Thiago Motta è, attenzione, è quello che sto per dire, un allenatore serio. Lui in primis ha detto, tra l'altro lo dice sempre, neanche troppo in là, ha detto tramite ovviamente il suo procuratore Canovi, che, ed è una nota ufficiale, se poi non vogliamo credere alle note ufficiali di Andrea Canovi, procuratore di Thiago Motta, dello stesso Thiago Motta che è andato sempre a dire la stessa cosa, io alzo le mani. Che cosa hanno detto tali signori? Hanno detto che Thiago Motta in questo momento, così come noi sappiamo, per chi segue il Bologna sa questo che sto dicendo, Thiago Motta ha sempre detto, da quando è arrivato a Bologna una stagione e mezza fa ad oggi, la prossima partita è la più importante, non pensiamo oltre, non pensiamo al passato, pensiamo solamente alla prossima partita. Lo stesso agente ha detto che Thiago Motta esclude e non ha preso assolutamente accordi, e tutto quello che è uscito sui giornali è nulla. È nulla perché Thiago Motta sta pensando unicamente a portare a termine questa stagione e alla prossima partita del Bologna, ed è focalizzato su Bologna al 100%. A fine campionato, così come lo stesso Thiago Motta, che ha sempre ribadito, ci si siederà con la dirigenza nella stanza dei bottoni, si tireranno le fila di quello che si vorrà fare per il futuro, e quindi qua poco importa se ha o non ha, e ovviamente questo è un dato oggettivo, non ha ovviamente il contratto oltre il 31 di giugno Thiago Motta con il Bologna, ma si siederà prima fra tutti con i dirigenti del Bologna per parlare del prossimo futuro. Questa è una roba, attenzione, che ha sempre contraddistinto finora la seppur breve carriera di Thiago Motta da allenatore, sia l'anno scorso, ok, nonostante avesse il contratto, ma voleva vedersi chiaro, perché lui stesso tra l'altro era più en tranchante, non escludeva di andarsene via perché voleva obiettivi seri, voleva
avere una squadra competitiva, ok? Volevi insomma delle risposte dalla dirigenza, altrimenti avrebbe preso su e sarebbe andato via, così come ancora prima ha fatto quando allenava lo Spezia, attenzione, perché anche quando allenava lo Spezia, se si va a ripescare le vecchie conferenze stampa di Thiago Motta, ha sempre parlato sui generis ed è sempre stato vaga. Al che allora uno potrebbe dire, abbiamo due precedenti. Uno l'anno scorso col Bologna, che pur essendo stato vago, addirittura avendo avuto anche parole molto piccate nei confronti della nostra dirigenza, è rimasto, perché evidentemente lo si è visto nei fatti, la dirigenza gli ha dato le giuste rassicurazioni e rassenerazioni, ma non aveva dato la certezza, diceva sempre vediamo, valutiamo, la prossima partita è la più importante, poi ci siederemo e ne parleremo, così come ai tempi dello Spezia disse lo stesso per poi andarsene. Ma attenzione, questa è la parte importante, è vero, se ne andò, ma sappiamo tutti che non è che se ne andò perché aveva sotto banco un altro contratto pronto, bello che firmato, da andarsi ad accasare altrove, in una piazza magari reputata da Thiago Motta stesso migliorativa di Spezia. Se ne andò per il semplice motivo che non c'era il progetto che lui ritenesse adeguato, tant'è vero che il campionato iniziò e Thiago Motta era svincolato, per cui poi ad ottobre fu contattato dal Bologna, che fece un casting e selezionò tra gli altri appunto il nostro Thiago Motta. Quindi poi ragazzi, se vogliamo credere alle fate, i puffi nel bosco, possiamo credere ai vari, come si chiama, Crisitello e Pedulà, con tanti saluti a Ciuccio Esposito, per carità, possiamo credere a costoro, tra l'altro ne dicono 100, qualcosa prendono, poi si vantano di aver preso quel qualcosa, senza magari rimarcare quel qualcos'altro che non hanno preso. Però ragazzi, allora, se vogliamo vedere la verità dei fatti, la verità dei fatti è Thiago Motta non ha firmato assolutamente con la Juve, Thiago Motta non è il prossimo allenatore della Juve, anche perché, e questa certo entriamo in una mia interpretazione, ok? Anche perché secondo me Thiago Motta, avendo avuto anche il passato che ha avuto, no? Sappiamo, sponda nerazzurra a Milano, e una possibilità eventuale di andare ad allenare la Juve, per quale motivo, quando probabilmente tra 2 anni, cioè non questo che inizierà il prossimo ma quello dopo, probabilmente la panchina dell'Inter si libererà e Thiago Motta avrà invece alle spalle un altro anno con il Bologna, con anche l'esperienza eventuale, ci tocchiamo le balle perché comunque non è ancora certa, della Champions League, ok? E potrà maturare dunque altri punti esperienza con il Bologna stesso per continuare la progettualità iniziata e, diciamo, tra virgolette, finire un miniciclo di 3 anni. Thiago Motta non è uno stupido e sa quanto vale e secondo me, e ripeto, secondo me non ha bisogno di arrivare in corsa sul primo treno che gli capita e sempre secondo me, devo essere tremendamente onesto, oggi il treno Juventus non è tra i più allettanti, devo essere tremendamente onesto, non è tra i più allettanti, ok? E con tutte le possibilità eventuali che Thiago Motta potrebbe avere, eventualmente non riterrà, diciamo, la situazione qua a Bologna degna di essere proseguita, secondo me si guarderà altrove attorno, ok? Perché di situazioni secondo me ne si possono trovare di molto più allettanti. Fermo restando che Thiago Motta non è uno sprovveduto, Thiago Motta l'ha dimostrato appunto già, seppur agli albori, no, di questa carriera da allenatore, di fare le cose con il giusto passo, e io sono convinto che Thiago Motta, sapendo come la dirigenza, tra l'altro quest'anno, ha lavorato sommamente bene, con grazie anche all'arrivo in dirigenza di un signor dirigente quale Sartori, sa che qua trova una società oggi preparata, una società che non ha bisogno di vendere, anche questo è molto importante, perché uno dice, ma adesso Thiago Motta poi si vede andare via
Zirkzee si vede andare via Calafiori. Adesso Ferguson non lo cito più perché si è infortunato, altrimenti avremmo citato Ferguson. Ma non è così, ragazzi, anche qua non è così. Saputo, il nostro presidente, non ha bisogno di vendere. Saputo, ragazzi, è il secondo presidente più ricco della Serie A dietro a Commisso. Non ha bisogno di cedere, sempre che lui non ritenga di volere ricavarci dei denari. Ovviamente potere e volere sono due cose che vanno a pari passo. Però se guardiamo i numeri, il Bologna non è con l'acqua alla gola, come forse invece altre squadre lo sono. Quindi attenzione ragazzi, e Thiago Motta lo sa. Thiago Motta sa com'è florido appunto la situazione qua a Bologna, sa che c'è un progetto che tra l'altro è molto interessante e appunto Sartori è l'uomo che ha saputo anche convincere la sponda Bergamo in tutti questi anni a permanere Gasperini. Gasperini che tra l'altro oggi, che non c'è più Sartori, guarda caso, incomincia a essere chiacchierato invece sulle altre panchine. Ma anche qua non è detto, ma questo adesso non mi addentro perché non è il caso e non mi va neanche adesso, di Gasperini, perché i giornali stanno chiacchierando che potrebbe andare a Napoli, andrà da De Laurentiis, perché secondo me bisognerebbe essere un pazzo per andare da De Laurentiis per lasciare imparcarsi all'Atalanta, ok? Chiusa parentesi, dovrebbe essere un pazzo. E io sono convinto di quanto ho appena esposto. Thiago Motta non ha minimamente rilasciato dichiarazioni sibilline nell'ultima conferenza stampa, appunto prepartita di Roma e Bologna, anzi, se vogliamo, ha anche lasciato, se proprio vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, ha anche rilasciato un noi inteso di futuro insieme, citando Ferguson nel riabbracciarlo quando sarà guarito. E gioco forza, sarà guarito la prossima stagione, quando lui dice noi saremo tutti lì ad aspettarlo. Forse quel noi, ok, plurale maiestatis, che posso includere anche Thiago Motta stesso. Quindi insomma, se proprio vogliamo, nell'ultima conferenza prepartita non c'è minima traccia che Thiago Motta stia parlando da ex. Io sinceramente non l'ho capita. Poi ribadisco un concetto: se qualche d'un altro ha la speranza, il suo pensiero personale, una sua convinzione personale che Thiago Motta sarà il prossimo allenatore della Juve, io qui mi taccio, non posso dire niente, perché non posso ovviamente controbattere una propria opinione personale. È una sensazione. Se è una sensazione, non ho niente da dire. Però se qualcuno qui viene a dire che Thiago Motta ha rilasciato parole da ex, le deve poi giustificare, riportare, perché Thiago Motta non ha assolutamente riportato niente da dire che ha detto qualcosa da ex. Perché Thiago Motta, se si seguono le conferenze stampa da quando è al Bologna, e anche quando prima non lo era, ha sempre parlato nei termini in cui sta parlando. Ok? Non sono termini da ex, è il suo modo di spiegarsi. È il suo modo di spiegarsi, che probabilmente è differente da altri allenatori, ok? Ed è quello che, tra l'altro, dona serietà, professionalità e umanità all'allenatore stesso, Thiago Motta, per cui mai si sognerebbe, mentre si sta giocando un qualcosa di fondamentale con la propria compagine, con la propria squadra, di cui lui è il primo a dire siamo onorati di indossare questa maglia e dobbiamo pensare unicamente a questa maglia, tutto il resto è nulla, sono parole di Thiago Motta. Figuriamoci se lui sotto banco va a prendere accordi con qualche altra società proprio nel rush finale, che si sta giocando una roba incredibile, o cioè ottenere dopo 60 anni la Coppa Campioni, ora Champions League, a Bologna. Figuriamoci se Thiago Motta ha alzato la cornetta, Mondial Casa t'aspetta con la Juve peraltro, ma figuriamoci. Oh ragazzi, sarebbe è offensivo, ci rendiamoci conto che stiamo offendendo Thiago Motta e gli stiamo dando del non professionista, della poco serio. No, Thiago Motta è un professionista con la P maiuscola, punto. Quindi, poi, ragazzi, nella vita si può sostenere quello che si vuole, però insomma bisogna anche guardare gli occhi con la realtà dovuta. All'oggi assolutamente non c'è niente che lasci pensare che Thiago Motta possa andarsene via, e figuriamoci già sapere dove, lo escludo. Vi
Cari avventori, box, commenti alla vostra disposizione, iscrizione, condivisione, mi piacino, campanaccio pastorale sempre attivo. Noi ci sentiamo nelle prossime chiacchiere da bar.